circa 17.06 e in questo momento è partita la registrazione ufficiale del webinar che poi appunto ritroverete su YouTube e poi caricheremo anche, Simona caricherà sul TwinSpace. Appunto tanti saluti e a tutti, grazie per essere qui anche oggi e saluto Simona che avrebbe voluto fare lei l'introduzione naturalmente come al solito perché è lei che gestisce la piattaforma, tuttavia, visto il problema di eco e di rimbombo nel suo audio, procedo io. Allora, ho visto che nel caricare la mia presentazione qualcosa è andato storto, nel senso le immagini probabilmente si sono rimodificate probabilmente da un sistema all'altro, quindi purtroppo non si vede il titolo. Il titolo in realtà sarebbe Job Shadowing a supporto di CLIL. Comunque caricherò sul TwinSpace anche la versione base, insomma, di due possibilità, di due tipi di PowerPoint. Allora, quindi proprio per questo parliamo di job shadowing perché il job shadowing è appunto una delle azioni fondamentali del nostro progetto Team for CLIL, oltre appunto quello della formazione linguistica e quello dello sviluppo di curricoli verticali. Quindi ecco, job shadowing anche perché stiamo iniziando, abbiamo già iniziato a progettare le varie mobilità e di conseguenza ecco, ci sembrava opportuno dare delle informazioni ulteriori. Ho voluto mettere come immagine, appunto nella prima slide di presentazione, il logo di un Erasmus, un K2, partenariati scolastici appena terminato, che appunto ci è servito molto per quanto riguarda anche il passaggio al job shadowing, anche perché come vedete, con la Gore Community School irlandese e il Gabrieli Gymnasium di Eichstätt in Germania, noi abbiamo avuto modo negli anni appunto di collaborazione di adottare la pratica di job shadowing nella nostra scuola come una pratica didattica ricorrente che si svolge ogni anno in questa triangolazione delle tre scuole. Quindi magari mi piaceva darvi delle informazioni, perdonatemi coloro soprattutto che hanno già avuto esperienza di job shadowing e sono anche esperti magari in materia. Quindi procedo. Procedo e qui aspettate un attimo. Ecco. Allora, cosa si intende per job shadowing? Allora, il job shadowing ovviamente alla lettera significa osservare una persona che svolge il tuo stesso lavoro o il lavoro naturalmente che vorresti fare. È una pratica molto usata per il tirocinio, anche attivo, e all'estero addirittura viene valutato anche ai fini della carriera. Implica lavorare e osservare una o più persone per acquisire una maggiore competenza sul campo oppure altre abilità. O punti di vista diversi, perché appunto il job shadowing significa anche operare in un ambito critico. È una pratica efficace per la formazione e per l'autoriflessione. Questi perlomeno sono sicuramente gli aspetti fondamentali di qualsiasi esperienza di job shadowing, non soltanto per quanto mi riguarda personalmente, ma anche per coloro appunto che lo hanno svolto e con i quali abbiamo avuto modo di parlare e di confrontarsi. Come è iniziato il mio interesse per il job shadowing? Allora, come insegnante di inglese e anche formatrice di inglese, di docenti di lingua inglese, ho fatto tanti progetti con Manus, ho partecipato a tanti progetti con Manus e soprattutto a quelli che una volta venivano chiamati in service training, cioè quando praticamente si andava all'estero per seguire dei corsi di diciamo, miglioramento linguistico o anche di acquisizione di nuove metodologie. Però nel fare domanda per il progetto Comenius 2011-2012, la mia attenzione venne catturata da questa frase, cioè la possibilità di fare un'attività di formazione di tipo informale che rientra nel programma di apprendimento ed educazione permanente. Questo appunto veniva chiamato appunto job shadowing. Allora mi candidai appunto per questa azione.
la mia candidatura venne accettata e quindi ebbi modo di partecipare, di trascorrere 21 giorni a gennaio 2012 presso una scuola straniera. E da lì diciamo che la mia avventura per quanto riguarda questo tipo di esperienza è cominciata, perché da allora io ho svolto esperienze di job shadowing 3 in Irlanda, una in Svezia, una in Inghilterra e una in Germania. Quindi diciamo che mi è piaciuta, ecco, questo tipo di esperienza, anche perché ha rappresentato per me un momento di formazione fondamentale, e spero magari che lo sia anche per voi e per tutti coloro appunto che partiranno per la mobilità. Come è possibile appunto effettuare il job shadowing? Innanzitutto trovare una scuola partner che sia disposta ad ospitarti gratuitamente, questo ci tengo a sottolinearlo. Trovare docenti disposti ad essere osservati e a facilitare la tua permanenza nella scuola straniera. Organizzare un programma giornaliero condiviso che possa essere di aiuto e stimolo per il docente in job shadowing. Scambiare esperienze, buone pratiche e materiali. E soprattutto essere interessati e flessibili, perché a differenza di qualsiasi corso di formazione metodologico, linguistico, diciamo ready-made che si può trovare, ovviamente l'esperienza di job shadowing implica andare un po' a volte allo sbaraglio, nel senso non necessariamente tu ti trovi nella condizione ideale perché magari il livello di classe non corrisponde proprio al tuo, oppure perché ti aspetti delle cose invece sono altre. Però credetemi, in ogni caso sarà un'esperienza estremamente valida e di arricchimento professionale e personale. Però, dopo tutto, sicuramente c'è sempre da ricordare che non è così facile trovare la scuola partner, e noi appunto in questo nostro progetto Team for Clear siamo riusciti ad attivarci con le scuole con cui siamo partneriate e che hanno appunto aderito all'iniziativa. Non è facile anche trovare dei docenti, perché immaginatevi, si chiedono loro perché io devo fare questa cosa, perché devo praticamente avere in classe qualcuno che mi osserva. E altra cosa significa extra work non soltanto per noi che siamo magari la parte interessata in mobilità, ma soprattutto anche per loro che ci ospitano. Per quanto riguarda il nostro progetto, perché magari ecco, ognuno sa dove andrà. E quelli che hanno fatto l'esperienza di corso formazione linguistica a Chester l'hanno già svolta, però giusto per avere un panorama sulle nostre mobilità nel nostro progetto, allora innanzitutto vogliamo sottolineare che il job shadowing del nostro progetto mira soprattutto alla ricerca qualitativa, ovvero ci permetterà di conoscere ciò che succede in aula, di acquisire una maggiore consapevolezza dei vari comportamenti, atteggiamenti e convinzioni di docenti e studenti e della stretta interazione tra primi e secondi, perché quello che ho trovato nelle mie esperienze di job shadowing è anche di estremo interesse vedere come negli altri paesi gli studenti e i docenti si rapportano. Le mobilità appunto di job shadowing per il nostro progetto non coinvolgeranno soltanto docenti, ma anche dirigenti, personale amministrativo. E appunto si svolgeranno nei paesi, appunto in Germania, in Francia, in Spagna, in Irlanda, nei Paesi Bassi e Svezia. Questi sono i paesi, diciamo, che sono coinvolti. E ora, prima di procedere, diciamo, a un'analisi proprio degli obiettivi e delle modalità, volevo ricordare le date del job shadowing per quanto riguarda il nostro progetto. Ovvero in Germania ci saranno due partenze, 23 e 29 settembre per quanto riguarda la scuola media, 7 e 13 ottobre per quanto riguarda la scuola superiore. E come extra informazioni, qui ho il fatto che siamo riusciti a prenotare lo stesso hotel grazie al contatto fornito da Luisella Mori. In Svezia la partenza sarà dal 23 al 30 di settembre, queste saranno le date. In Irlanda dal 13 al 20 di ottobre, e come informazioni extra volevo dirvi che nel nostro caso c'è un pacchetto già predisposto dalla Gore Community School che prevede il transfer dall'aeroporto, i vari workshop, l'alloggio in famiglia in pensione completa e vari spostamenti per fare delle varie attività relative alle aree disciplinari di interesse. Nei Paesi Bassi ci sono anche qui due partenze, quattro persone dall'8 al 12 di ottobre,
e quattro persone dall'11 al 15 febbraio 2019, e anche per questi Luisella, che segue anche Paesi Bassi, ha inviato un'email a quelli interessati al job shadowing in questa nazione. Ancora da definire sono invece le scuole in Francia, sia per la scuola media che la scuola superiore, e in Spagna. In Spagna saprò darvi delle informazioni a breve, a brevissimo, perché la scuola, diciamo, iniziale di origine, che ha dato poi forfè, è stata sostituita da un nuovo contatto trovato vicino ad Alicante, e con la collega avremo un incontro Skype in questi giorni, quindi potrò praticamente dare informazioni maggiori a coloro che sono interessati alla Spagna, e comunque questo job shadowing si svolgerà anch'esso nell'autunno del 2018. Per la Francia, vedo scritto qui da Maria Rosaria Saracino, stiamo ancora aspettando la scuola perché non ci ha dato delle garanzie, quindi siamo un po' in forze. Ecco, stavo rispondendo. Credo che sia Monica Cannito che sta seguendo a questo punto la scuola francese. Magari manderemo un rimando, insomma, di informazioni a breve. Allora, torniamo invece al job shadowing come pratica, che può riguardare appunto tutti quelli che sono coinvolti in mobilità di job shadowing, e anche quelli che lo saranno magari in futuro, perché magari possono prendere degli spunti. Allora, quali sono gli obiettivi del job shadowing? Innanzitutto, se trascorriamo del tempo in una scuola straniera, acquisiremo sicuramente una maggiore competenza linguistico-comunicativa in quella lingua. Vari livelli, perché al job shadowing partecipano sia docenti di NL che docenti di lingua, quindi ognuno sicuramente tornerà con un carico di arricchimento notevole. Acquisire la conoscenza della metodologia CLIL nelle parti essenziali, anche se non in tutte le scuole interessate a job shadowing si svolge il CLIL nel senso tradizionale, vedremo dopo come e perché. Acquisire maggiore familiarità negli aspetti del cooperative learning and team teaching, perché questo saremo tenuti a fare, tutto sommato, lavorare in team e appunto anche fare un nostro feedback dei progetti insieme, coloro che partono in gruppi, conoscere un sistema scolastico diverso dal proprio, e questo è fondamentale, scambiare esperienze materiali con i docenti della scuola partner, venire a contatto con gli studenti della scuola partner, e questo è un aspetto che nelle mie esperienze precedenti è stato veramente fondamentale, direi, è stato veramente importante aver modo di interagire anche con gli studenti. Conoscere i progetti e le attività che si svolgono nelle scuole all'estero. Questo perché a volte ci troviamo di fronte a delle realtà che magari hanno un metodo di lavoro e di insegnamento completamente diverso dal nostro, e ho visto che i progetti, tantissimi, che si svolgono soprattutto all'estero, nelle scuole inglesi o irlandesi e svedesi che ho avuto modo appunto di visitare, sono state poi di ispirazioni anche per la mia pratica didattica a scuola. Fare un'analisi comparata o contrastiva tra le pratiche didattiche proprie ed altrui. Osservare naturalmente i colleghi durante l'insegnamento in classe. Osservare gli studenti durante la fase di apprendimento mentre sono in classe. Pensare a come utilizzare pratiche didattiche metodologiche che sembrano più o meno distanti dalla nostra. Conoscere il sistema di valutazione della scuola partner, e vediamo appunto che anche qui secondo me c'è molto da imparare, molto per riflettere. Entrare in contatto con la cultura del paese ospitante, perché non dimentichiamoci che quando parliamo di CLIL, se vi ricordate nel nostro primo webinar, Culture è una delle quattro C fondamentali del CLIL. Ok? Quindi, perché siamo partiti con il job shadowing tanti anni fa? Perché ve ne sto parlando stasera? Perché nel labirinto che ci trovavamo di fronte ai tempi, diciamo, del CLIL, quando ancora non avevamo nessun tipo di materiale, nessuna informazione, l'utilizzo del job shadowing fu fondamentale per me come insegnante
referente dei progetti europei, referente CRIL della scuola dove insegno e anche come informatrice di docenti CRIL, per diciamo, sopperire a delle mancanze che a quei tempi erano molto evidenti. Comunque, in ogni caso, se quando voi farete un'esperienza all'estero in una scuola, anche se breve, sicuramente verrete a contatto con dei realia, cioè con il materiale autentico. Troverete appunto dei docenti disposti a collaborare con voi e quindi bene o male creerete una rete e soprattutto avrete modo anche di osservare delle pratiche didattiche che magari sono distanti dalle nostre. Per quanto mi riguarda, la prima cosa lampante che risulta è quella che nelle scuole all'estero che io ho visitato le attività sono sicuramente più hands-on, sono più pratiche, sono più sul campo, sono più laboratoriali rispetto a quelle che di solito facciamo nella nostra scuola italiana. Allora, per quanto riguarda le scuole che andremo a visitare, dagli ultimi rapporti di Euridice, non tutti i paesi, sono ancora, interessati all'insegnamento del CLIL. Infatti, come possiamo vedere qui, soltanto Cipro, Lussemburgo, Austria, Malta e Liechtenstein hanno, e l'Italia ovviamente, hanno in questo momento il CLIL obbligatorio. Negli altri paesi si tratta di chiamarlo in un modo o nell'altro, comunque c'è sempre l'insegnamento di contenuti in lingua straniera. Vuoi che venga chiamato CLIL, vuoi che venga chiamato in altra maniera, comunque in ogni caso noi staremo in scuole dove CLIL c'è o dove CLIL magari non c'è. E vi cercherò di far vedere adesso come un programma di job shadowing in ogni caso permette di ritornare con materiale e con un bagaglio importante per poter svolgere i nostri e poter programmare i nostri percorsi CLIL. Allora, che cosa andremo a fare quando andremo in esperienza di job shadowing? Innanzitutto, osserveremo delle classi. Affiancheremo dei docenti e entreremo in classe con loro a seconda ovviamente della nostra area disciplinare o della disciplina che insegniamo. Condivideremo del materiale ovviamente di insegnamento, molto sicuramente ci daranno le loro PowerPoint presentations o slides o qualsiasi cosa, filmati che loro utilizzano. Utilizzeremo il materiale autentico, quindi libri di testo che possono esserci di aiuto anche nella nostra progettazione, oppure risorse per insegnanti che possono servirci. Forse, ma magari in 5 giorni sarà un po' presto, comunque in esperienze più lunghe di job shadowing anche il co-teaching è di solito contemplato. E se siamo fortunati, magari ci può capitare di poter partecipare a delle field trips, ovvero a delle visite guidate o delle uscite della scuola a musei oppure ad altri luoghi di interesse che possono essere appunto pertinenti per la nostra materia di insegnamento, anche perché in tutte le altre scuole spesso si esce dalla classe e si fa attività fuori. Quindi ecco, questo sarà una cosa che tutti penso avranno modo di verificare, tutti coloro che andranno nell'esperienza di job shadowing. A questo punto io spero possa funzionare e spero possiate sentire. Avrei raccolto delle testimonianze e delle sorprese, nel senso su quello che dicono magari, di docenti che sono stati in job shadowing e anche di diciamo, docenti che hanno accolto in job shadowing. E vorrei dopo magari farvi riflettere su alcuni punti o alcune cose che loro dicono. Volevo anche chiedervi se avete poi delle domande da fare, anche vedendo questi video o anche dei quesiti. Simona credo abbia già predisposto un documento per fare delle domande a cui poi risponderemo in un secondo tempo oppure nel prossimo webinar. Quindi se siete d'accordo e poi magari mi fate vedere se riuscite a vedere il video e a sentirlo soprattutto. Vorrei partire con Deborah Moretti. Deborah Moretti è un'insegnante di lettere che ha svolto un'esperienza di job shadowing in Germania e vediamo se riusciamo a farla partire, ma vedo
non ce la faccio. Allora, non so, mi date un secondo per vedere di fare in modo di risolvere questa situazione? Allora, Simona, tu forse avevi ragione. Sì, Dani mi dice, Simona, racconta tu semmai cosa dice. Sì, allora, a questo punto onde evitare di perdere tempo su questo, magari darei dei links, li mettiamo magari sul TeamSpace dove voi potrete vedere i video, ok? Quindi avete modo di analizzarli a casa e parlarne. Allora, Deborah Moretti, che è un'insegnante di lettere del liceo di Castiglione Fiorentino, si è recata appunto per 2 settimane ad Eichstätt in Germania per fare attività di job shadowing. Questa attività di job shadowing poi in realtà si è tradotta anche in teaching. Perché? Perché visti i contatti iniziali presi con la collega che insegna italiano, hanno fatto un lavoro di preparazione in team, in tandem in questo caso, e praticamente Deborah si è trovata ad insegnare cultura italiana in italiano a studenti tedeschi, quindi ha usato il CLIL. Ovviamente il problema di Deborah, che quello magari che può anche spaventare alcuni di voi che partono per il job shadowing, è quello magari del livello della lingua. Allora, Deborah non conosceva una parola di tedesco, però è partita per 2 settimane in Germania. Perché? Perché bene o male, in ogni caso, quando si tratta di andare in una scuola che è disposta ad accoglierci per questo tipo di esperienza, altre lingue si usano per comunicare. Ovviamente c'era l'insegnante di italiano che conosceva l'italiano, però per quanto riguarda il lavoro con gli altri colleghi, lei ha utilizzato il suo basic English, come dice, o spagnolo di base, per poter appunto fare questo tramite, questo ponte tra lei e gli studenti e lei e gli altri docenti. Ovviamente la ricaduta è stata importantissima anche perché si è resa conto che la didattica della lingua madre, chiaramente di insegnare italiano lingua 1, è diversa da insegnare italiano lingua 2, e ha preso spunto, diciamo, da questo tipo di nuova metodologia che ha acquisito nella sua esperienza di job shadowing per poi utilizzare queste tecniche con gli studenti stranieri che ha in classe, che magari ancora devono imparare l'italiano in modo, diciamo, corretto. Il secondo video che potrete vedere e che appunto in questo momento forse è in linea anche Annalisa Lucani, perché è lei che fa parte appunto del nostro Team for CLIL e che ha fatto un'esperienza di job shadowing in Irlanda. Ovviamente anche per lei dice nel video, come vedrete, che è stata facilitata, diciamo, dal fatto che conoscesse già i colleghi con cui andava a lavorare. Comunque, in ogni caso, l'osservazione e il co-teaching sono stati due elementi essenziali delle sue 2 settimane, però ha preso molto, diciamo, da questa esperienza, soprattutto il materiale autentico. La specializzazione nella microlingua specifica, lei insegna disegno e storia dell'arte, e quindi a questo punto lei si è trovata con del materiale che poi ha risfruttato e risfrutta tuttora nelle sue lezioni, nella preparazione dei suoi percorsi, dei suoi moduli CLIL con le classi del liceo scientifico, oltre ovviamente al miglioramento della lingua inglese. E una cosa interessante che lei ha detto, appunto, dall'osservazione della classe, all'insegnazione in classe, lei ha trovato ha cercato da quel momento in poi di fare più collegamento tra teoria e pratica, cosa che invece manca un po' nella nostra scuola italiana, e soprattutto anche nella metodologia di lavoro in classe con i ragazzi, ha usato più lavoro di coppie a gruppo rispetto a quelle che faceva prima. Poi gli altri due video che avrei voluto farvi vedere, che vedrete comunque da soli, diciamo con i collegamenti links che vi verranno dati. Aspettate un attimo, non riesco a far partire.
Ecco qua, sono due colleghi della Gore Community School in Irlanda, Damien Marshall, che coordinerà appunto anche il nostro job shadowing. Lui è insegnante di lingua gaelica, di lingua irlandese. E in questo video lui spiega come ha sentito dire per la prima volta la parola CLIL dal contatto appunto con me, con la nostra scuola, con il liceo. Perché chiaramente di solito è l'inglese la loro lingua veicolare per tutte le materie nella loro scuola. Tuttavia, e lì è stata una sorpresa un po' per me, che lui come studente ai tempi del liceo ha vissuto il CLIL in quanto ha avuto tanti tipi di attività, è stato, diciamo, ha appreso la storia, la geografia, la cultura, la letteratura, l'arte, diciamo, in lingua irlandese e quindi utilizzando delle metodologie un po' diverse, meno teoriche, più pratiche, perché già c'era la difficoltà di una lingua straniera. Inoltre, lui si era posto subito nel momento in cui gli presentai il progetto del CLIL il problema della mancanza di lessico specifico, ovvero l'insegnante CLIL, l'insegnante DNL, come abbiamo parlato più volte anche durante il primo webinar. Il problema è quello che ci manca il lessico specifico, ci manca la microlingua, cioè siamo esperti nella nostra disciplina, però tuttavia ci mancano i vocaboli specifici per raccontare quello che noi facciamo di solito in lingua madre. E quindi ecco, questo è stata una cosa anche di grande interesse. L'altro video a cui potrete collegarvi, perché metteremo il link, è un video di Paul McCloskey che è un insegnante di arte. È un insegnante di arte che è stato sempre molto disponibile per quanto riguarda l'osservazione, per quanto riguarda la collaborazione anche alla stesura del materiale CLIL e anche per interviste per un progetto di ricercazione che io avevo fatto in passato per la preparazione a un corso di docenti DNL. E anche lui comunque asserisce che nonostante lui insegni arte in lingua 1 naturalmente, tuttavia vede che i docenti, gli studenti hanno difficoltà, anche gli studenti irlandesi, ad acquisire il lessico specifico della materia, quindi quando si parla soprattutto di storia d'arte o di arte grafica. E quindi utilizza anche lui varie strategie, come per esempio l'estrapolazione di una parola, mimarla, utilizzare delle immagini per spiegarla, o addirittura un glossary. Quindi praticamente questo problema si ripete e a maggior ragione quando si va in classi dove appunto noi trasmettiamo una microlingua in lingua straniera. E poi veniva anche, e potete anche vederlo anche questo, una class observation, un estratto di una lezione di arte che appunto Annalisa durante la sua esperienza di job shadowing registrò e che noi utilizziamo a volte anche per analizzare un po' le varie pratiche didattiche, i vari metodi di insegnamento, cosa è CLIL e cosa non CLIL, ecco, grosso modo. E vediamo infatti che Paul in questo caso è la persona interessata, l'insegnante interessato, fa sempre il possibile per fare un richiamo alle lezioni precedenti, a quanto svolto precedentemente, eliciting from the students, quindi cercare di trar fuori dagli studenti quello che lui vuole che venga detto, l'utilizzo appunto delle immagini, del visivo, del PowerPoint. E poi chiedere continuamente agli studenti risposte per quanto riguarda il lessico specifico, quindi un'attenzione molto mirata, molto focalizzata sullo studente, che naturalmente abbiamo detto è uno degli elementi fondamentali del CLIL. E quindi ecco, spero che troverete, diciamo, questi video abbastanza interessanti e che magari vi diano anche uno spunto per quanto riguarda, diciamo, la vostra pratica didattica o anche le vostre riflessioni se siete in partenza per un'esperienza di job shadowing. Allora, però, torniamo a noi.
Allora, in quale altro modo il job shadowing può essere a sostegno di Clean? Allora, ho detto precedentemente che non necessariamente le scuole che andremo a visitare, per esempio, ora sto parlando della Gori Community School, esiste Clean, ok? Perché in realtà è vero che durante le lezioni di inglese, scusate, di francese o di lingua straniera, parlano di arte, parlano di storia, però non è CLIL a livello di CLIL che noi conosciamo, a livello di metodologia CLIL. Però posso dirvi che, vista la mia permanenza abbastanza, diciamo, lunga, in una seconda esperienza di job shadowing, oltre un mese, nella scuola di Gore, sono riuscita a ricavare appunto dei suggerimenti importanti e del materiale semplicemente analizzando per esempio il loro national curriculum. Quindi analizzando per esempio il national curriculum che è appunto per qualsiasi programma in lingua 1, lingua madre, ho visto che gli obiettivi, i contenuti, le abilità erano molto simili, diciamo, a quelli previsti dal CLIN nella riforma della scuola secondaria. Quindi ho detto, beh, questo può un pochettino aiutarci, perché bene o male tutto quello che io trovo nel National Curriculum non è altro che appunto qualcosa che mi può servire a livello di lessico o di strategie o di metodologie per quanto riguarda appunto la mia lezione CLIN. Quali altre potenzialità del job shadowing? Ecco, adesso ho fatto un esempio dell'Irish National Curriculum, però potrebbe essere anche di qualsiasi altro national curriculum, dallo spagnolo, francese, inglese e quant'altro. Se noi appunto siamo insegnanti di storia dell'arte, di scienze, di matematica, di storia, di economia, di educazione fisica o di quant'altro, ok? Noi possiamo, una volta che siamo in job shadowing, visionare okay, i loro programmi, il loro curricula. E in questa maniera otterremo sicuramente una grossa quantità di new vocabulary, tante idee, perché chiaramente quello che si fa in una scuola straniera magari non si fa nella scuola italiana, tanto materiale, perché ci sono anche nel National Curriculum anche riferimenti a links o siti web che appunto ci presentano dei materiali autentici, molto sulla metodologia, perché si fa molta attenzione sulle varie sull'aspetto metodologico, su cosa si deve insegnare, come si deve insegnare, la procedura e l'approccio, e la fraseologia, una fraseologia specifica per quanto riguarda la disciplina, che è fondamentale sia per quanto riguarda il classroom management e anche per quanto riguarda dare istruzioni e quant'altro. Quindi teniamo a mente che anche una cosa molto semplice come può essere questa può aiutare la nostra preparazione in CLIL. Ora vi ho messo degli esempi, per esempio, scusate la ripetizione, dal syllabus di storia dell'arte, per esempio, che cosa ho notato? Ho notato che questo prendo pari pari. Dice che le domande che vengono formulate anche per testare la conoscenza sullo sviluppo della storia dell'arte, eccetera, si basa soprattutto sul visual appreciation, cioè si basa soprattutto sull'apprezzamento di un'opera d'arte, quindi non tanto contenutistico quanto diciamo sulla formazione e sulla capacità e la competenza dello studente di analizzare un'opera d'arte. Infatti, dice, si devono offrire delle opportunità perché lo studente abbia la possibilità di esprimere le proprie opinioni su lavori ed opere d'arte. E questo già mi va appunto a, mi rimanda CLIL perché abbiamo detto che lo studente è al centro del processo di apprendimento. E quindi non è soltanto content, ok, ma è sicuramente anche cognition, cioè tutte le abilità che serviranno per portare ad una certa, ad una certa funzione, a un certo target, communication, perché dovrà saper comunicare appunto queste opinioni, e quindi anche culture, perché chiaramente siamo all'interno di arte, quindi perché culture siamo, diciamo,
abita lì. poi ho visto che per quanto riguarda il programma si divide in una sezione che è Art in Ireland, una seconda sezione che è European Art dal 1000 fino ai giorni d'oggi e una terza sezione che riguarda appunto quello che vedevo prima, l'apprezzamento, il saper apprezzare le opere d'arte in modo che i candidati oppure gli studenti possano essere in grado di discutere di arte. E quindi io direi che mi concentrai soprattutto sulla sezione 2 e la sezione 3, perché queste erano importanti magari per prendere del materiale che potesse essere utile per quanto riguarda il CREEL. A livello di section 2, per quanto riguarda diciamo la parte di proprio contenutistica e del saper fare. Per la sezione 3, per quanto riguarda la parte di culture e anche per quanto riguarda lo sviluppo di competenze fondamentali appunto per lo studente. Dal syllabus inglese invece, quando mi sono trovata in una scuola inglese, ho visto che per loro art, craft and design appunto sono insieme in questa disciplina che poi viene suddivisa su questi level. Media, Art Elements and Design Principles, Visual Culture and Appreciation, Drawing, Critical and Visual Language. Quindi questo per far capire che cosa? Che appunto vedendo che Art, Craft and Design sono tutti più o meno uniti, posso concentrarmi a selezionare quello del loro curriculum che mi interessa per vedere se riesco magari a trovare del materiale interessante per quanto riguarda CLIL. Vado avanti e sempre per arte in questo momento, ma dopo ci sono anche altre discipline, sempre dal National Curriculum, io ho trovato degli esempi di attività. Gli esempi di attività, qui ne ho messe alcune. Per esempio, vengono dati tre temi, c'è anche un link, come vedete qui, a cui potete fare anche riferimento, dei temi che possono essere hidden treasures, quindi i tesori nascosti, light and shade o my viewpoint, ok? Quindi questi tre temi e poi da scegliere di svilupparli in art, quindi arte visiva, craft o design e poi prosegue. Attraverso questo lavoro su questo tema, attraverso questo mezzo, che poi questo, diciamo, questo settore arte visiva, design oppure craft, gli studenti devono creare questo visual response. Quello che mi ha attratto moltissimo e che mi ha rimandato di nuovo a CLIL è il fatto che questo lavoro di arte che viene richiesto in questo loro sketchpad. Gli studenti devono anche includere tutto un resoconto del loro processo, dal punto di vista della ricerca, l'esperienza, l'esplorazione, fino allo sviluppo, il processo stesso e al lavoro stesso, la realizzazione del lavoro. E questo processo mi riporta appunto a quello che abbiamo detto sempre di CLIL, il fatto che è un processo che porta al lifelong learning, è un processo che porta ad acquisire delle tecniche, delle competenze, delle capacità che possono essere poi utili per andare avanti anche in modo autonomo. Ed infatti, come vedete, si basa moltissimo sulla riflessione dello studente. Infatti, non è tanto importante dove si arriva, ma come ci si arriva. Cioè, è molto importante il processo, che viene utilizzato, gli strumenti che vengono utilizzati e come in fondo alla fine poi si arriva alla realizzazione di un lavoro. In fondo, come vedete, questi studenti che dovranno essere in grado di, e si parla di competenze, riflettere sulle loro decisioni, i processi, eccetera, eccetera. Quindi questo l'ho trovato molto interessante perché ho trovato che si collega a CLIL in maniera proprio chiara, limpida. Vediamo anche di prendere ispirazioni per altre cose, non soltanto per quanto riguarda esempi di attività oppure per quanto riguarda proprio il syllabus. Vediamo dal National Curriculum per quanto riguarda matematica, ma questo appunto sì, io ora faccio delle
degli esempi con materie, però in un national curriculum tutte le varie discipline che si insegnano nella scuola partner appunto seguono questa stessa distinzione, okay? Questa stessa selezione, questi stessi contenuti. Quindi per quanto riguarda Maths, la matematica, il glossario è fondamentale per quanto riguarda non soltanto ecco, per lo studente CLIL, ma è importante anche per noi docenti, perché a volte noi siamo esperti nella nostra disciplina, siamo esperti appunto di teoria, siamo esperti della nostra micolingua, ma nella lingua madre, mentre invece se dobbiamo utilizzarlo in lingua straniera, appunto troviamo un glossary, in questo caso di matematica, diviso per lettere, in questo caso sì, okay, che ti dà proprio la definizione che tu puoi utilizzare quindi quando prepari la tua lezione CLIL e quando praticamente anche gli studenti possono averlo come sostegno, come supporto e che può appunto aiutarli quando devono parlare, in questo caso di, che ne so, circonferenza, cerchio, eccetera, eccetera. Vado avanti, penso sempre con matematica. Sempre su National Curriculum, e sembra strano perché io sono rimasta veramente spiazzata dalla ricchezza che si può trovare appunto in un curriculum all'estero. Scusate, sto bevendo. Allora, ci sono anche dei video di lezioni registrate in classe. In questo caso, per esempio, mi sono soffermata diciamo, matematica per la scuola media con delle sample activities. Se voi andate appunto su questo link, non so se me lo apre, non so se lo vedete, no, non penso che lo vediate. Ok, comunque ci potete cliccare sopra e vi si apre la pagina. Ci sono varie lezioni registrate e in queste lezioni si vede? Alessandro mi dice che si vede. Scusate, si vede il video di matematica? Scusate un attimo, mi interrompo. Allora provo a mandarlo, che mi dite? Vado, provo a mandarlo. Aspettate. What we're going to do now in class is we're going to look at receipts, okay? Ordinary receipts that you get in a shop. And what we're going to do is we're going to look and see what information is on the receipts, what information you can get from the receipt, Non si okay? And vede? then later on, we're going to give you worksheets where you're going to do mathematical calculations. Allora, quanto ho capito, non si vede, ok, o lo vedono soltanto alcuni, quindi di conseguenza vi lascio a voi il link dove potete andare a vedere questa brevissima lezione di matematica e quindi potete anche vedere l'approccio che utilizzano e soprattutto appunto come qual è il linguaggio specifico anche di class instructions e così via. Esiste anche poi il lesson plan, quindi all'interno di questo curriculum online irlandese in questo caso troverete appunto esempi di attività che sono anche esempi per altre discipline, anche il lesson plan, quindi questo potrebbe essere utile. Vado avanti con scienze, ad esempio. Dal National Curriculum di Scienze, qui andiamo avanti e vediamo che questi curriculum ci danno anche delle informazioni sul saper fare. Noi abbiamo detto sempre che gli studenti devono sapere e saper fare, quindi c'è sempre per ogni disciplina la parte in cui si fa il sapere, cosa devono sapere e come si arriva appunto a questo sapere. Quindi, per esempio, è tutto molto, molto chiaro in maniera corrispondente e vedrete che vi troverete a vedere che comunque gli studenti sono sempre coinvolti in una serie di attività pratiche, pragmatiche, come per esempio
diceva Annalisa Lucani nel video che poi andrete a vedere, ma che vi ho riassunto appunto il contenuto precedentemente, molta più prassi rispetto, molta più pratica rispetto alla teoria. E ancora, come vedete, il fatto di collect and examine, oppure fare un'analisi critica, oppure esprimere un giudizio, eccetera, eccetera, non sono altro che, se vi ricordate, quelle thinking skills, quelle cognitive skills che appunto andavano dalle LOT fino alle HOT, quindi Low Order Thinking Skills e HOT Order Thinking Skills, che parlavamo appunto della tassonomia di Bloom e che sono importanti e fondamentali per quanto riguarda, diciamo, la lezione CLIL e la metodologia CLIL. Vado ancora avanti, sempre con scienze, sempre di scienze, ripeto, ma come per qualsiasi altra disciplina, un curriculum ci può dare anche l'approccio, l'approccio metodologico. In questo caso, appunto, per scienze si parlerà di scientific inquiry, dove appunto i vari processi di teaching, learning e assessment sono chiaramente basati su questa procedura di inquiry. E chiaramente si suggerisce proprio come procedere per poter far acquisire agli studenti l'obiettivo, diciamo, da raggiungere, che può essere da un limited fino a un structured, guided and open, quindi sempre meno guidance dal punto di vista dell'insegnante e sempre più student self-directed. Questo perché praticamente è molto importante rendere lo studente autonomo nel proprio percorso di apprendimento e quindi essere anche responsabile del proprio processo di apprendimento. Questi ecco, giusto degli esempi che ho ripreso dal National Curriculum inglese e irlandese per darvi un'idea come, anche se non si parla di CLIL, anche se non abbiamo quando andremo a visitare una scuola straniera, una lezione CLIL come noi pensiamo siano o non ci sono affatto, noi possiamo sfruttare al 360%, a 360 gradi, tutto quello che ci offre un'esperienza in una scuola straniera. È veramente fondamentale. Allora, vado un attimo. Linee guida del docente, sempre appunto ritornando alle linee guida del docente. Che cosa ci daranno queste linee guida del docente? Ci daranno appunto modo di sperimentare la microlingua specifica per la disciplina, ad esempio per business, chairperson, span of control, stock control, eccetera. Ci daranno modo di trovare anche delle informazioni sulla gestione della classe, quindi lavoro a coppia, flipped classroom, peer teaching e così via. Questi sono importanti. Esempi di attività, per esempio la creazione di poster, di slideshow, presentation e così via. Oppure dei progetti, per esempio nell'ambito sempre qui di business, Build a Bank, e magari potete andare a indagare anche che cosa significa, cosa fanno, eccetera. Quindi ecco, sempre, semplicemente, riassumendo, dalle linee guida del docente, quindi dalle linee guida del National Curriculum, molto si può prendere da questo punto di vista, che è, credo, fondamentale. Allora, io non sto sentendo chiaramente Simona che appunto vuole evitare l'eco. Mi sto chiedendo se posso andare avanti così, se va bene, se ci sono delle cose da dire o da puntualizzare prima di andare avanti. Ci sono? Sì, vai avanti. Ok, quindi. Ok, una domanda c'è, perfetto. Sì, aspetto la domanda e poi vado un po' avanti. Simona, vuoi dirla? Vuoi attivare il microfono anche se rimbomba un po'? Vediamo. Sì, credo sia Monica Cannito. Allora, so che doveva essere Daniela Cecchi, che però purtroppo non ha avuto risposta positiva,
E credo che sia Monica che si sta occupando del job shadowing in Francia. Ok? Mentre invece per l'Irlanda e la Spagna sono io, mentre per quanto riguarda gli altri, quindi Germania, Olanda, Paesi e Svezia, è Luisa Lamori. Grazie. Allora, vado avanti. Vado avanti. Ok, quali sono i punti di riflessione quando saremo in classe? Ok, punti di riflessione per la class observation. Allora, mi viene in mente, ecco, ripeto, non sono, questa non è proprio la teoria del job shadowing, questo è il job shadowing come l'ho visto io, come l'ho vissuto io e come, diciamo, e quanto è emerso da tutti i progetti di ricercazione che ho fatto con piccoli gruppi di lavoro CLIL. Allora, quando noi andremo a osservare un docente, ok, chiaramente noi ci chiederemo, introduce l'argomento, fa questo lavoro di warming up o di brainstorming, che è appunto essenziale, abbiamo detto, per la lezione CLIL, ok? Quindi questo è un punto che noi dovremmo tenere di conto. Richiama la lezione precedente, ovvero fa un richiamo a quello che si è svolto in precedenza, per riprendere, diciamo, il filo del tutto, per riprendere magari il key vocabulary che era stato introdotto o i concetti chiave, eccetera. C'è chiarezza nella presentazione? Perché chiaramente noi magari a volte come docenti diamo per scontato che tutto sia chiaro, ma magari non lo è per i nostri ragazzi. E quindi essere una classe, osservare, non essere, diciamo, l'attore, ma essere un osservatore ci permette di vedere appunto se quello che noi magari abbiamo ritenuto chiaro ed efficace, poi magari per i ragazzi, per gli studenti, è risultato oscuro, magari sono lì in confusione perché non riescono a seguire. Ok? Quindi ecco, questo è importante. Varia le attività, ovvero questo perché? Perché a noi ci interessa sapere se in una lezione CLIL, abbiamo detto, devono essere variate le varie attività e le varie abilità di ascolto, di comunicazione, di scrittura, di comprensione scritta, insomma, devono un po' variarsi. Ecco, varie le attività in questa lezione che io osservo, c'è appunto ricchezza nelle attività. Motiva gli alunni? Come si motivano gli alunni? Magari lo sappiamo, le classi ormai sono formate da alunni con vari stili di apprendimento, ci sono quelli magari che sono più cinestetici, ci sono quelli più visivi, quelli più auditory, quindi ecco, sa motivare gli alunni anche sull'argomento, ma anche sa rivolgersi a quelli che magari hanno un canale di apprendimento diverso rispetto, diciamo, alla maggioranza. Gestisce la classe in modo dinamico, ovvero fa quello che avevamo detto prima, no, prima, nel primo webinar, è un docente che è meno self-centered, ma fa una lezione più student-centered, quindi è un docente che riesce a svolgere diversi ruoli durante questa lezione. Quindi magari è dispensatore ovviamente di informazioni, però allo stesso tempo è anche un facilitatore, è anche un timekeeper, perché ci saranno dei momenti in cui dovrà dare delle cose da fare agli studenti e quindi dovrà anche essere bravo a gestire il tempo e a gestire la classe. Quindi ecco, tutta una serie di problematiche, di aspetti importanti. E soprattutto si accerta che tutti comprendano e lavorino. Questo è importante perché chiaramente noi abbiamo detto che vogliamo andare a vedere una pratica didattica in un paese straniero e troveremo sicuramente quell'insegnante che ci farà rimanere a bocca aperta, forse perché diciamo è riuscito a fare tutto quello che vorrei fare tenendo la classe, non creando confusione. I ragazzi hanno appreso, l'ha fatto in modo simpatico, eppure simpatico lui o lei. Però magari ci troveremo di fronte anche a una situazione in cui la lezione la vediamo pesante, la lezione magari la vediamo tradizionale. E quindi diciamo, ecco, questo è quello che io vorrei non fare,
oppure vorrei che i miei studenti non dovessero subire. Ecco, e qui secondo me il punto anche di molto valido del job shadowing, saper prendere una, saper fare un'autoriflessione su quello che c'è da apprendere, quello che c'è da modificare e c'è quello magari proprio anche da scartare volendo. Oppure è un insegnante che mette in crisi lo studente e quindi magari questo povero studente non sa come fare, rimane confuso. Oppure è un insegnante che parla, 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 quindi dedica la maggior parte del suo lavoro al teacher's talking time. Mentre noi abbiamo detto che cosa, vi ricordate nel primo webinar di CLIL, che in una lezione CLIL, una lezione comunque in ogni caso student-centered, ci deve essere una varietà anche di aiuti visivi e appunto questo scaffolding che servirà per poter magari facilitare l'apprendimento. Quindi nel senso utilizza delle mind map oppure degli schemi che possono essere d'aiuto, ma anche molto importante, spesso ce ne dimentichiamo, gratificare lo studente con dei commenti che ha fatto molto bene, è andata molto bene, eccetera, eccetera. Quindi ecco, credo che questi siano momenti in cui noi ci troveremo spesso, diciamo, in crisi per un semplice motivo, perché forse rivediamo anche noi stessi. Questo è quello che è successo a me, rivediamo anche noi stessi, diciamo, in questa situazione. Allora, inoltre, ecco, questa è una cosa che alla fine, quando faremo il nostro feedback, quando scriveremo il nostro blog, oppure quando ci confronteremo anche come gruppo di lavoro, quando ci ritroveremo noi, docenti che abbiamo fatto il job shadowing per una certa disciplina, sarà bello anche vedere e trarre conclusione di io come insegnante e lui o lei o loro, insomma, a seconda di quanti ne abbiamo osservati come insegnanti. Quindi quali sono i punti che ci accomunano, quali sono i punti che ci diversificano, e questo è essenziale secondo me per la propria crescita professionale, ma anche, diciamo, personale. Veniamo al nostro progetto, Team for CLIL. Ecco, tengo a sottolineare che quando Luisella pensò al progetto e insieme a Daniela Cecchi e poi anche con Monica, credo, e Bianca, hanno un po' pensato alle varie azioni da inserire in questo progetto. Il job shadowing forse era quello che destava più interesse, perché è sicuramente una delle pratiche più interessanti, ma anche più problematica, perché chiaramente le scuole non necessariamente danno la loro disponibilità per quanto riguarda l'accoglienza di docenti o dirigenti o personale amministrativo dall'estero. Quindi, ecco, nel nostro caso le scuole partner sono rese disponibili senza avere nulla in cambio. Questo io tengo a sottolinearlo perché ringrazio queste scuole che grazie a loro si riesce appunto a svolgere questo tipo di attività, talvolta accogliendo anche oltre 10 docenti. I colleghi delle scuole straniere si sono resi disponibili senza ricevere alcun compenso extra dalla scuola o da Erasmus, ovvero i colleghi che si presteranno ad aprire la classe oppure si presteranno magari a trattenersi con noi per scambiare del materiale o per darci delle esperienze o condividere insomma la loro esperienza di insegnamento, lo fanno perché sono interessati magari a condividere con noi quella che è la loro esperienza. Potrebbe verificarsi in questi programmi di job shadowing una modifica del programma giornaliero dovuta a motivi contingenti, perché pensate, no, voi stiamo progettando un programma per l'ottobre o per il novembre o per il febbraio addirittura, e chiaramente in ogni scuola
può verificarsi qualche cosa di straordinario, quindi che ci impedisce di andare avanti con quanto programmato e comunque di modificarlo anche per altri motivi più banali. Per esempio, se hai programmato semplicemente un'osservazione di 2 ore in classe con un docente, quello è malato, ecco, non la fai e quindi troveremo il modo di risolvere la situazione, sempre per aree, diciamo, disciplinari affine. Le classi osservate potrebbero non coincidere con il livello dei nostri alunni, vuoi per contenuti, vuoi per metodo di studio, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso si tratta di vedere, si tratta, diciamo, di prendere il meglio di quello che è possibile da quello che abbiamo osservato. Potremmo trovare oppure i contenuti troppo semplici o troppo difficili. Allora, troppo semplice a volte, nella mia esperienza personale, è capitato. Spesso magari i contenuti sono semplificati rispetto a quello che noi facciamo nella nostra scuola italiana. Troppo difficili a volte, invece, sono quando si parla degli ultimi anni della scuola superiore, quando sto parlando a un livello, un A-level per quanto riguarda la scuola inglese, oppure un Living Certificate per quanto riguarda la scuola irlandese. Però ecco, anche da lì si tratta, come abbiamo detto nel webinar di CLIL, del primo webinar, l'importante è utilizzare materiale autentico. Il materiale autentico poi può essere semplificato, noi abbiamo già conoscenza di quali possono essere le tecniche di adattamento. Di scaffolding per facilitare l'apprendimento e l'acquisizione di questo materiale. Se sono troppo semplici, magari si tratta appunto di ampliare con materiale a disposizione da web oppure da siti web specifici per la disciplina, insomma, quindi tutto è possibile perché abbiamo un grosso, diciamo, un grosso bagaglio che ci verrà fornito da questa esperienza. Potremmo non essere d'accordo con la loro metodologia o con lo stile di insegnamento, e questo non è altro che a vantaggio della nostra crescita professionale, della nostra riflessione, perché è importante. Comunque, visti tutti questi aspetti, appunto, la flessibilità e lo spirito di gruppo sono fondamentali in questo tipo di esperienza e sono anche, dopo tutto, keywords per quanto riguarda il CLIL. Quindi, diciamo, questo è quello che volevo dirvi, perché appunto quando andiamo in job shadowing non ci troviamo di fronte a un corso strutturato, metodologico, che magari è un programma che noi seguiamo come seminario o come appunto corso di aggiornamento. E invece ci troviamo di fronte a delle situazioni dinamiche, delle situazioni reali, e questo è molto importante secondo me, e appunto la flessibilità e soprattutto lo spirito di gruppo di saper anche sostenerci gli uni con gli altri quando siamo su, perché magari c'è chi sarà molto felice del docente a cui è stato affiancato, c'è magari invece che non lo troverà di interesse. Ecco, questo io credo che sia importante e appunto risponderà appunto, e sarà appunto parte della valutazione finale dell'esperienza. Vado avanti. Ho trovato questa citazione che mi piace molto: Great things never come from comfort zones, cioè bisogna sempre anche essere in un momento dove non ci troviamo proprio a nostro agio per poter poi dopo fare delle cose molto belle. Insomma, questo è estremamente importante, secondo me mi è servito tantissimo, insomma, come spero possa anche servire a voi. Vado, scusate un attimo, vado un attimo avanti e vi mostro velocemente il programma per l'Irlanda. È vero, non interessa la maggior parte, interessa soltanto 14 persone. Però per farvi vedere più o meno cosa andremo a fare in qualsiasi tipo di job shadowing, a parte i dati essenziali qui che trovate che non ci riguardano. Sicuramente la visita e conoscenza dello staff che lavorerà a questo progetto,
E poi la visita della scuola, questo è importante. Il sistema scolastico, le attività progettuali, la metodologia, gli esami. Ecco, questi sono molto importanti. Poi saremo sempre divisi per aree disciplinari. Aree disciplinari, appunto, che riguardano appunto i partecipanti a ogni tipo di job shadowing. E per ogni area disciplinare si andranno anche a vedere quali sono i progetti svolti per le discipline, diciamo, che noi insegniamo. Si faranno poi ovviamente osservazioni delle classi e quando faremo le osservazioni delle classi ci saranno delle schede da compilare che ci possono poi servire quando faremo il nostro self-study, perché sono previsti dei momenti in cui noi saremo da soli oppure in gruppo e faremo il nostro self-study, stenderemo il nostro blog, eccetera. Analisi poi del materiale che loro usano, utilizzano per il livello di età che ci interessa. Poi nel nostro caso di Gore faremo anche dei workshop presso un Education Center for Teacher Training, ancora osservazione delle classi e poi saranno incontri anche question time con i docenti e con gli studenti della Gore Community School. Poi dei workshop a Dublino, che non deve essere intesa come una gita a Dublino. In realtà noi facciamo quello che fanno i docenti e gli studenti della Gore Community School, ovvero per quanto riguarda l'area scientifica è previsto sempre come field trip, come uscita dalla classe per andare a fare attività curricolare al Science Department del Trinity College, oppure per quanto riguarda l'area artistica al National Gallery, l'area storica al National Museum, eccetera, eccetera, fino all'area letteraria, economica e sportiva. Questo perché? Perché ci mettiamo proprio nei panni dei colleghi e degli studenti irlandesi che fanno questi tipi di attività nella loro pratica didattica regolare. Poi sempre ovviamente osservazione in classe, eccetera, eccetera, quindi poi dopo, grosso modo, questo è quello che sarà fatto in tutte le varie attività di mobilità di job shadowing. Allora, io a questo punto, perché prevedevo anche la visione dei video, sto quasi terminando con forse 5-10 minuti, di anticipo, però volevo dirvi che, come follow-up per questa, attività di job shadowing, oggi, di questo, spiega meglio, sì, adesso lo sto facendo infatti. Noi faremo, come sapete appunto anche per il webinar di training avete fatto un progetto, avete steso un progetto. Per quanto riguarda invece il feedback, il follow-up di questa giornata, di questo webinar, c'è sul TwinSpace una cartella che si chiama appunto Job Shadowing a supporto di CLIL, attività di follow-up. Infatti l'ho scritto qui su TwinSpace, questo file. Questo file appunto è semplicemente un modo per anche voi riflettere su quello che è stato detto oggi e magari anche guardare i video e poi dopo scrivere le vostre impressioni. Se possibile, questo dovrebbe essere consegnato e ricaricato sulla cartella entro il 30 di maggio. Diciamo, questo è il file che troverete, come vedete, sono semplicemente tre domande molto, diciamo, personali da giustificare, diciamo, da spiegare le vostre scelte negli spazi in maniera molto breve, diciamo, questo è quanta. Invece, per quanto riguarda il webinar di oggi, come sapete, Simona vi invierà il link dove poterlo vedere, appunto rivedere per coloro che non l'hanno potuto vedere oggi, non hanno potuto seguire, e sulla cartella di TwinSpace, ma non attività di follow-up, ma semplicemente terzo webinar, ho caricato anche le slides, tutte le slide che oggi avete visto, e anche un articolo che scrissi in occasione della mia prima attività di job shadowing che viene pubblicato da Indire. Quindi, se vi va di leggerlo, magari potete anche vederlo. Penso che anche lì andranno comunque i video che potrete vedere,
mentre potrete già iniziare magari a, se volete, ad andare a visitare il curriculum online che vi avevo detto precedentemente, dove si trova l'attività di matematica per la scuola media, con la lezione registrata. Quindi io direi che a questo punto, penso di aver detto tutto quello che volevo dirvi. Spero di essere stata chiara, di non aver fatto troppo confusione. E come vi ricorda Simona, sto vedendo adesso in chat, coloro che avessero dei dubbi, delle osservazioni oppure delle domande sul job shadowing, sulle esperienze oppure semplicemente anche cose molto pratiche del job shadowing, si prega magari di scrivere sul file che credo Simona abbia già diciamo predisposto e appunto al più presto troverò il tempo per rispondere e appunto in maniera chiara, spero, il più possibile. Se ci sono domande a cui non so rispondere, perdonatemi e vi ringrazio tantissimo per questo tempo dedicatemi ancora una volta e ci vediamo.